Fortis Arezzo sconfitta dalla Capresana per 1-0 nella prima gara della Coppa Toscana di seconda categoria. Grazie alla rete di Dori, la Capresana conquista i primi 3 punti del girone, dove si trova insieme a Fortis e Pieve al Toppo. Diverse le occasioni per la formazione di La Torraca per poter pareggiare un 1-1 che forse sarebbe stato il risultato più giusto. La squadra cittadina era priva del top scorer Pecorari, 30 gol nella passata stagione, mentre Batrino è entrato solamente nella ripresa. Assenti anche il forte centrale Grassi, Pennacchini, Mercantini e Bennati. Nel prossimo turno la Fortis Arezzo giocherà la sua seconda partita in casa del Pieve al Toppo. Risultato non grande, ma grande prestazione della propria formazione. Mirko La Torraca soddisfatto sicuramente dal rendimento, quindi bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? No, bicchiere mezzo pieno sicuramente, bisogna pensare sempre positivi. Desolazione solo per il risultato, perché sapevamo di giocare contro una grande squadra, un impatto in coppa contro, di categoria superiore, quindi ci stava di soffrire, specialmente nei primi minuti, l'avevamo messo in preventivo. Siamo stati bravi a reagire il colpo e poi nel secondo tempo siamo usciti anche noi. Penso che sia stata una partita giocata un tempo per uno contro una grande squadra, quindi noi possiamo solo migliorare. Quindi segnali positivi ci sono, e dispiace solo per il risultato, un pizzico di fortuna in più, probabilmente l'avevamo pareggiata o potevamo anche vincerla nel secondo tempo. Quindi bravi loro e soprattutto bravi noi, che alla prima uscita ufficiale di categoria superiore abbiamo dimostrato di poter fare qualcosa di buono quest'anno, se vogliamo.